inciampare. Nascondi i tuoi calzini se li vuoi ritrovare. Ma ehi, eccoci qua con un altro appuntamento con Yo-Kai Watch Randomizer. Ah, la scuola è impazzita. Oh no. Oh no, qua c'è tutt'osso. Amico mio, oggi mi tocca tutt'osso, sì. Oh no, Nate ha perso i suoi giornalini zozzi. Ah no, i compiti delle vacanze. Che tonto. Andiamo, Mucco, partiamo all'avventura. Anzi, no. Prima devo fare un'altra cosa. Mi voglio lavare i denti, sì. Bisognerebbe anche lavarli 2 volte al giorno. Prima si diceva 3 volte al giorno, però è uscito fuori che se li lavi 3 volte al giorno poi si leva lo smalto intorno al dente e quindi non va bene. Oh, e decidetevi. Buongiorno professore, mi servirebbero le chiavi. No, ma grazie davvero. Tu, ti trovi sti compiti o no? Bello. Ma il disegno pure perché il righello è matita. Attenzione, c'è uno yokai nascosto qui dentro. Ah, Baku, certo, la nostra amica Baku. Forza, facciamola secca. Vai, attaccate veloci. Sì, una cosa svelta, eh. Ho capito, devo mettere lui che fa 999. Dai, boys, su. Posso andare? No, devi stare qua a combattere. Che apatia, sì, davvero, guarda. Ti capisco. È un po' ingiusto. No! Non funziona così però, eh! Non era così! Come fatto a fare due attacchi da 999 di fila? Magico. Il problema ora è solo uno. Se anche tutt'osso ci fa 999 di danno, è un problema grave. Oh no, si è fatto notte. All'improvviso è tutto buio. Mie! Accipicchia, guarda lassù, Whisper! Che poi è una nuvola un po' strana questa, eh. È bello come solo una persona che ha un forte legame con gli yokai possa vederlo. Tutti gli altri che fanno muoiono? Oh no. Ma chi se ne frega di quanti bocconi ho fatto? Cioè, avrò la bocca bucata, che ne so. Tutto per terra sarà finito, dai. Bene, dobbiamo andare dall'ora di italiano perché sembra che bisogna potenziare il nostro rango watch. E per farlo bisogna appunto andare dall'ora di italiano. Bene, ho scattato un'altra foto con la fotocamera di Yo-Kai Watch 1, quindi possiamo prendere un'altra moneta selezione. Dai, potrei fare una squadra di mucche, ma non sarebbe giusto. Bel nome. Prof, Orsaccio, Protorso, Orsomeo. No, Orsaccio mi piace, dai. Andiamo quindi dall'ora di italiano. Dunque, oh, chi c'è? Detective Sireni. Lui vuole acciuffare gli yo-criminali. Ehi, ma lo vedi chi ci abbiamo qua dietro? No, come torno subito? Dove è andato a finire allora? Boh, andiamo a parlare col padrone dell'ostello del viandante, magari lui ne sa qualcosa. Ciao fratello, pace, hai visto il signor Vitaliano? È al museo del laghetto Zucca. Oh. Ah, eccolo qua, signor Vitaliano, l'ho trovata. Ah, vecchio! Potenzi lo Yo-Kai Watch, per favore. Sempre per favore, non si può mai chiedere, imporre qualcuno di fare qualcosa. Le missioni chiave. Aspetta, ma... Tina? Mi ricorda qualcuno? Una ragazza che ha subito una metamorfosi, forse. Non ce la faccio, troppi ricordi. Ah, andiamo con le missioni chiave. Oh mio Dio, Paola Portaglia, ma che ci fa lei qui? Come la faccio a conoscere? Mi si creda, signora Paola, noi ci conosciamo da molto prima del tempo. La sua era missione chiave, trovare un portale bizzarro, prendere una sfera e metterla dentro quella porta. In questo modo si abbassa il numero, da 5 diventa 4, e possiamo entrarci una volta che abbiamo trovato almeno 4 sfere del portale. Dove si trovano i portali bizzarri in giro per la mappa di Valdoro. Sono in punti prestabiliti ma non sempre compaiono, quindi dovete avere un po' di fortuna. Eccolo qua per esempio, il primo ovviamente ce lo dice il gioco. Guarda, sta qua un portale, entra e fai la missione chiave, ovvio. Nel portale bizzarro possono accadere diverse cose, tipo lotta a un certo numero di yokai e quindi poi puoi ricevere la sfera. Abbiamo dei Movi K. Sono quelli più chiari, i Movi K, giusto? Beh, combattiamoci! Dobbiamo vincere 2 battaglie per ricevere la sfera portale, altrimenti non possiamo andare da Paola Portaglia, rimaniamo a mani vuote. Ecco qua, una volta vinto riceviamo la sfera portale. Può essere una, due, a volte ne ricevi anche 3, devi essere però molto fortunato. E poi sbuchi in un punto a caso. Già,
Consegniamo però questa sfera del portale a Paola Portalia e abbiamo fatto la prima missione chiave. La prossima missione chiave prevede di andare al centro culturale di Valdor e parlare con il signor Regulon. Lui ci insegnerà tutto sulle battaglie yokai e sui team ufficiali. Una volta fatto il team, dobbiamo ospitarlo per forza, non possiamo tirarci indietro. E l'ultima missione chiave prevede di andare a parlare con fratello Zeno al tempio della retta via. Perché dobbiamo fare la fusione yokai? Dobbiamo trovare Ferispalla nel viottolo qua dietro al tempio, ma in realtà no, perché a quanto pare questa mod, questa randomizer, mi ha già sbloccato lo yokai necessario. Perché però te lo sblocca? Perché non c'è Ferispalla nel viottolo, è ovvio. Oh, e ora possiamo potenziare il nostro yokai watch. La prima volta che si modifica lo yokai watch dovrebbe avvenire in automatico, quindi non dovrebbero esserci problemi, no? Deve prima bere un tè. Ma che... infuso di erbe, ma è la medicina potente ricolorata! Signore, che fa a guardare i bambini? Poteva andare a guardare il cantiere che sta a Valdoro Centro, no? Oh, prenditi sto infuso di erbe e mandalo giù in un colpo solo. Cosa? Quindi dobbiamo uscire di notte, andare a Corso del Commercio e prendere l'oggetto che gli serve. Ma perché quel negozio apre solo di notte? Chi è che se ne va in giro di notte per negozi? Io non lo so, guarda. Bene, questo è il negozio di antiquariato. Dunque, salve, lei per caso avrebbe un oggetto che il signor Bellavista ha lasciato qua? Grazie. Ah, bello, brandizzato. Sì, volevo proprio uscire da qui, in effetti. Ah... Eh già, è il terrore onirico. Sarà Corossi il nemico da affrontare, poi. Potrebbe anche essere un altro yokai, no? È apparsa l'uscita. Ah, perfetto. Però Corossi se ne sta lì davanti? Ah no, l'uscita dobbiamo andare di là. Ok, possiamo fare il giro più lungo. Salvo! Certo, senza neanche una sfera. Ovvio. Ah, però ok. Allora, Vitaliano, a posto ora? Ci potenzi il watch? Mo' basta a chiedere per favore. Potenzialo e ciao. Bene, a questo punto andiamo alla scuola elementare di Valdor e vediamo che cosa succede. Chi sarà mai quello yokai gigante che è apparso prima? Bene, entriamo di straforo nella scuola. Wow, cos'è questa strana nebbia dentro la scuola? Oh, wow. Sì. È un suono che conosciamo piuttosto bene, vero? Quel suono? L'ho sicuramente sentito da qualche altra parte. Non potrebbe essere... No, non è possibile. E invece mi sarà più di sì. Potrebbe essere una capsula gigante! Ma mettersi lì al lato, no? Faceva schifo? Nella classe, proprio il punto più sbagliato. Fin tanto che funziona, ok, però dai. Perfetto, siamo arrivati in cima al tetto. Scopriamo un po' chi è che sta causando tutto quanto questo trambusto. Non c'è nessuno? Allora ce lo siamo solo immaginato? Ero così sicuro che suono che sentivamo venisse da qui? Oi, oi! Oh no! Whisper, dove sei finito? Oh no, che sta succedendo, Long? Non lo so, Whisper, non so, Gibanyan. Sono talmente confuso che ti ho chiamato Whisper per un attimo. Questa potrebbe essere la lotta più facile
o più difficile di sempre. Combattiamo, dai. Con lo spillo puntiamo il cuore. E poi il corbaccio. Ma dai, ha puntato il corbaccio. Non me l'ha fatto... Oh, e basta. Vabbè, dai, su. Ok, ok, bersaglio il cuore. Colpiamolo. Forza, ragazzi. Via con quella sfera. Vai. Colpitelo. Vediamo, insomma, di purificare gli altri intanto, nel frattempo. Allora, se facciamo l'attacco da 999, penso che... Questo non lo so cos'è, non è niente, non ti preoccupare. Dai. Quanto è difficile... Dai, che ne può rendere subito un altro. Via. Il cuore, ragazzi, il cuore! Il cuore. Attaccate al cuore. Non ne ho idea. Bene, bravissimo. Grande. Abbiamo quasi fatto comunque. Molto veloce. Grande. E senza fare il danno massimo, eh. Senza fare il danno massimo. Che bravi che siamo. In realtà ho portato Mucco al 26 con l'esfera sacra che ho trovato nello scorso video. Però non è che abbia influito poi molto, eh. Guardate i livelli, guardate. Gli altri sono tutti quanti all'8-9. Però li ho equipaggiati. Non tutti, ma li ho equipaggiati. Questa cosa non è più un problema per noi. Credo che mi aspetti una bella barretta di cioccolato adesso, Lank? Che succede? È che mi sembra di aver dimenticato qualcosa di importante. Se te ne sei dimenticato non era importante. Ah, forse hai ragione. Questo è il meme di Due Uomini e Mezzo. Ma sì, in fondo non mi sembra che ci siamo dimenticati qualcosa di importante. Ah, Whisper è un importante valletto? Non credo.